Ringrazio Carla Calvi Palizetti, ringrazio soprattutto il gruppo del SAE per l'invito a parlare questa sera e anche per l'iniziativa di questo ciclo di incontri per la conoscenza e l'approfondimento della Chiesa ortodossa, della tradizione ortodossa in una prospettiva ecumenica. Ormai l'ortodossia non è più una realtà esoterica, lontana, che conoscono solo gli addetti ai lavori, ma la viviamo nel quotidiano. Il rapporto statistico curato da Paolo Naso e Franco Pittau per il Centro Studi e Ricerche IDOS del 2014 dice che il 30% degli immigrati sono residenti in Italia sono ortodossi, sono di poco inferiori ai musulmani, che sono 32%. La grande maggioranza degli immigrati in Italia sono però cristiani, 53%, contando appunto emigranti da terre cattoliche, ma anche da paesi dell'ortodossia, Europa orientale e soprattutto Medio Oriente. La realtà di questi fratelli, di questi cristiani, diventa una realtà che noi vediamo quotidianamente. Le diocesi incontrano altri pastori di queste chiese quando chiedono luoghi di culto, si pongono i problemi dei matrimoni misti, il problema dei battesimi, il problema dell'educazione dei figli. Diventa tutto un modo diverso di condividere insieme un cammino. Il Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani nel 1993 aveva elaborato e pubblicato un direttorio ecumenico e più recentemente nel 2010 la Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato un vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici. Ecco, la relazione di questa sera non toccherà questi aspetti pastorali, ma è per dire che questa realtà non è una questione teologica, una questione solo astratta, ma fa parte di quell'ecumenismo vissuto pastorale che è esperienza del popolo di Dio. E se questa è l'esperienza, diciamo, dell'ortodossia vista dalla parte cattolica, possiamo dire, sempre come introduzione, premessa a questa nostra conversazione, qualche parola su quella che è la realtà dell'ortodossia negli ultimi 50 anni, questo volgere tra XX e XXI secolo. È un'esperienza anche molto drammatica, molto tragica, un'esperienza di frammentazione, di sgretolamento dei riferimenti politici, storici, tradizionali in cui il mondo ortodosso era fino allora vissuto. Avete presente che la mappa dell'Europa orientale, la mappa del mondo ha subito delle sostanziali trasformazioni nel secolo passato, nel Novecento, e soprattutto c'è stato lo sgretolamento di quelle che erano gli involucri in cui le chiese ortodosse erano per secoli vissute. Uno, il crollo dell'impero russo e la nascita dell'Unione Sovietica con una politica di persecuzione dei cristiani, la dissoluzione dell'impero ottomano già in corso nell'Ottocento e la formazione di moltissime chiese nazionali. Non c'era più la chiesa d'Oriente come era abituato a vederla la cristianità nel Medioevo e ancora in età moderna, ma c'è stata la nascita delle chiese nazionali, chiesa serba, chiesa bulgara, chiesa romena, chiesa greca. Questa frammentazione nel Novecento è ancora proseguita, si è ancora accentuata. E negli ultimi 50 anni le crisi politiche, economiche
hanno avuto un impatto molto forte sulla realtà vissuta di queste chiese. Il crollo dell'Unione Sovietica, per un aspetto, ha costituito un ritrovamento della libertà, per altro aspetto, lo vedremo, ha generato tensioni e conflitti nello spazio ex sovietico, in una transizione che ha creato delle situazioni nuove e anche delle sfide nuove. C'è stata la guerra nei Balcani, in cui la componente religiosa ha avuto un ruolo non marginale, c'è stata una fortissima componente anche non religiosa, ma comunque, anche se le chiese sono intervenute contro la guerra, la polarizzazione tra una Croazia tradizionalmente cattolica, una Serbia tradizionalmente ortodossa, anche se a livello poi politico era strumentalizzata questa realtà, ha fatto approfondito delle ferite secolari e reso più difficile il processo di rapacificazione. Il conflitto in Ucraina recentissimo, la crisi siriana, la crisi del Medio Oriente, sono tutte crisi in cui le chiese ortodosse soffrono di più. E in questo panorama, quella che è la diaspora, cioè la presenza dei cristiani ortodossi in Occidente, ha avuto molte successive ondate, non solo quella successiva alla rivoluzione d'ottobre del 1917-18 degli anni 20, con quasi 4 milioni di russi, nella maggior parte ortodossi, che sono venuti in Occidente, soprattutto in Francia e poi in America, a una nuova ondata di immigrazione. In Italia la vediamo, per esempio, moltissime donne ucraine che vengono a lavorare in Italia, e quasi la maggioranza di loro sono ortodosse. La inclusione nell'Unione Europea dei paesi tradizionalmente ortodossi come Bulgaria e Romania ha portato un'altra ondata, un'altra componente di ortodossi in Italia, più di 1 milione di romeni, quasi tutti ortodossi, tanto che è la più grande diocesi fuori di Romania. Ecco, questa frammentazione dell'ortodossia pone anche agli ortodossi stessi un problema, un punto di domanda: qual è l'identità degli ortodossi? Qual è il coordinamento che possono avere tra di loro? Ed è uno degli eventi che sono in attesa per questo anno. Voi sapete che nella Pentecoste ortodossa di quest'anno, che cade il 19 di giugno, nella settimana tra il 18 e il 25 giugno si terrà il grande concilio panortodosso nell'isola di Creta, in cui tutte le chiese autocefale, cioè che hanno una loro struttura autonoma con un patriarca, si incontreranno. Sono 14 chiese sotto la presidenza del patriarca di Costantinopoli a Creta per discutere alcuni temi di interesse panortodosso. Vedremo poi in dettaglio che cosa significa anche questo evento per il dialogo con la Chiesa cattolica, di cui ci occuperemo questa sera. E il terzo momento che vorrei dire in questa introduzione è quello del nuovo stile che c'è anche nella Chiesa cattolica e che ha riscoperto Papa Francesco, quello di legare la essenza della Chiesa, la sua struttura, alla missione. La Chiesa è una Chiesa che deve annunciare il Vangelo, nell'Evangelii Gaudium lo vediamo chiaramente, ed è una dimensione che era presente nei documenti del Concilio e che è fortemente presente nel pontificato di Papa Francesco, ed è anche uno dei temi che sono più presenti nella preparazione del Concilio Panortodosso. Qual è la voce, qual è la testimonianza che la Chiesa ortodossa dà al mondo? E voi sapete che molto spesso questa testimonianza non è solo una testimonianza a parole, di teorie, ma è una testimonianza di martiri, una testimonianza di cristiani che danno la vita, spesso anche perdonando,
per la loro fede in Gesù Cristo. Tutti voi avrete seguito la vicenda dei martiri copti, in cui non c'erano solo copti, la maggioranza erano copti, ma anche di altre confessioni cristiane, uccisi dallo Stato islamico anni fa, che sono stati poi canonizzati dalla Chiesa copta. Erano persone normalissime, operai, lavoratori, e in una delle interviste uno dei loro, il fratello di uno di questi martiri, dice: ecco, alcuni pensano che il martirio sia uccidere altre persone, per noi cristiani invece il martirio è testimoniare l'amore del Signore, saper perdonare anche a chi sta levando la mano contro di noi. E sembra appunto che alcuni di questi che erano andavano a supplizio da parte dello Stato islamico avessero sulle labbra la preghiera in nome di Gesù, il nome del perdono e della misericordia. Ed è proprio sul dialogo dell'amore che vorrei incentrare la mia conversazione con voi questa sera. Lo vediamo in tre momenti. Il primo momento è il dialogo dell'amore. Che cos'è? Cos'è stato per la Chiesa cattolica e per la Chiesa ortodossa negli anni del Concilio? Poi una breve panoramica su quello che è il dialogo teologico, almeno a grandi linee, i grandi problemi tra ortodossi e cattolici, quali sono i passi verso l'unità, prima di tentare alcune conclusioni che tengono anche conto del momento che gli ortodossi si preparano a vivere, le chiese ortodosse, del grande Santo Concilio panortodosso di cui abbiamo detto qualcosa nell'introduzione. Allora, il primo punto, il tempo opportuno della carità. Ci sono degli eventi che segnano il corso delle vicende umane, ma che solo quando li guardiamo da lontano dispiegano tutta la loro potenza, tutto il loro potenziale salvifico. Sono eventi del passato che però ci aiutano a guardare il futuro. Ecco qual è la loro capacità salvifica. La salvezza è non restare legati al passato, ma acquisire questa capacità di futuro. E anche la Chiesa, la storia della Chiesa è costellata di questi eventi, che sono eventi suscitati dallo Spirito Santo. Pensate solo alla Pentecoste, i 12, il gruppo dei primi apostoli, erano ripiegati verso l'evento passato della morte del Maestro, e anche la risurrezione non l'avevano ancora capita. È stata solo la Pentecoste che ha fatto capire che quell'evento era in realtà un evento del futuro. E 50 anni fa, rievocando a un anno di distanza quella che è stata la cancellazione delle scomuniche tra Chiesa di Roma e Chiesa di Costantinopoli, il grande evento che ha chiuso il Concilio Vaticano II, voi sapete che il 7 dicembre 1965, alla chiusura del Concilio Vaticano II, la solenne proclamazione fatta contemporaneamente a San Pietro, a Roma e al Fanar a Costantinopoli, dal patriarca Atenagoras e da Paolo VI, diceva che quelle scomuniche che nel 1054 avevano colpito rispettivamente il Papa di Roma e il patriarca di Costantinopoli di allora venivano cancellate dal mezzo e dalla memoria della Chiesa. E rievocando questo evento, il patriarca Atenagoras scriveva: nella misura in cui ci allontaniamo dall'istante storico in cui fu compiuto questo atto ecclesiastico reciproco tra le chiese di Roma e di Costantinopoli, il 7 dicembre 1965, noi ne scopriamo il valore di atto esemplare, di nuovo modo ecclesiastico o teologico di affrontare il problema dell'unità dei cristiani.
c'era questo blocco, questo ostacolo che per i cattolici, gli ortodossi erano scismatici, scomunicati, per gli ortodossi i cattolici erano degli eretici e la scomunica del 1054 era un po' il segno simbolico. Atenagora era convinto che ogni appello all'unità doveva essere accompagnato da sforzi concreti e atti indispensabili che mostrassero che le azioni erano in armonia con le intenzioni. Gli storici hanno relativizzato la portata delle scomuniche del 1054. Enrico Morini, che insegna all'Università di Bologna, ha scritto un bellissimo libro che noi abbiamo appena pubblicato, è vicina l'unità tra cattolici e ortodossi, è un libro che si legge come un giallo, uno stile molto accattivante, ma una rigorosa ricostruzione storica di quella che è stata la vicenda del 1054 e fa vedere che non c'è stata quasi una vera e propria scomunica, ma è stato un tempo di estraniamento, di incomprensione, di reciproca indifferenza che ha portato a questa progressiva rigidità. Però queste scomuniche del 1054 avevano avuto una potenza, una forza simbolica, quindi era necessario un atto ecclesiastico per cancellarle. E la cancellazione degli anatemi dalla memoria e dal mezzo della Chiesa, sono le parole della bolla papale e del tomos patriarcale, notate che dice dalla Chiesa, quindi Chiesa al singolare, pensano che nel 1054 ancora c'era l'unità della Chiesa. Questa cancellazione fu il momento culminante di quel dialogo della carità, dialogo stis agapis, dialogo dell'amore tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli, che avrebbe riaperto una strada per il dialogo teologico tra le due Chiese. Questo momento, che si chiama il dialogo della carità, è stato in realtà un kairos, cioè un momento opportuno. Ci sono storici, commentatori che tendono a, anche teologi, minimizzare questo evento, dire sì, è stato un momento di buona intenzione, di fraternità ritrovata, ma poi quello che conta è la teologia. E invece, rileggendo gli eventi e anche quello che hanno portato, bisogna dire che questo dialogo dell'amore è un dialogo portatore di teologia. Ha una sostanziale valenza teologica quando permette di ristabilire la carità ecclesiale, cioè non solo i buoni rapporti, ma quel fondamento che è poi alla base della comunione eucaristica. È un passo in avanti che la teologia deve interpretare, ma che non è la teologia che fa compiere. È stato un momento in cui è iniziata la purificazione della memoria della Chiesa, in cui non c'è stata più una rivendicazione dell'una Chiesa verso l'altra, uno sguardo di accusa, uno sguardo di giudizio, ma una ricerca di una dimensione fraterna. È quella che ha permesso nel Concilio, in Unitatis Redintegratio, l'espressione di Chiese Sorelle. Ora, Chiese Sorelle non è solo una bella espressione, è anche un'idea ecclesiologica diversa, cioè non c'è un'unica Chiesa e al di fuori di questa Chiesa solo l'eresia, ma ci sono Chiese Sorelle che hanno doni, carismi, cammini, tempi, teologie, spiritualità diverse, ma che sono non di meno sorelle e sono in comunione, che sono capaci di vivere l'unità nella diversità. Unitatis Redintegratio 14 e 4. Proprio i numeri in cui c'è anche l'idea in cui la Chiesa deve riformarsi, la Chiesa deve essere missionaria. E in questi ultimi anni siamo testimoni di una ripresa di questo spirito di fraternità, di tempo opportuno della carità, dopo una stagione che molti hanno qualificato di inverno ecumenico.
Richiamo alcuni eventi, voi tutti li avete probabilmente ancora nella memoria: l'incontro il 25 maggio 2014 tra Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli, e Papa Francesco a Gerusalemme. Francesco ha voluto, proprio per commemorare lo storico incontro tra Athenagoras e Papa Paolo, che è avvenuto il 6 gennaio 1964 ed è avvenuto come segno del perdono, segno e preludio delle cose a venire, come recita il comunicato stampa nel Tomus Agapis, raccolto nel Tomus Agapis. E fu proprio allora che, quando il patriarca Athenagoras prendeva l'aereo per andare a incontrare Papa Paolo a Gerusalemme, una giornalista gli chiese: ma che cosa diranno, come commenteranno, che cosa obietteranno i teologi a questo passo? E Athenagoras tagliava corto: i capi delle chiese agiscono, i teologi spiegheranno poi. Bisogna fare delle cose, bisogna porre dei gesti concreti. Un po' come Gesù ha lavato i piedi ai discepoli, non ha fatto una lezione sull'Eucarestia. E ancora, questo è recentissimo, il 12 febbraio 2016, l'incontro a L'Avana tra Papa Francesco e il patriarca di Mosca, Kirill, un evento molto coperto dai media, sia occidentali sia russi, e infine la decisione di cui abbiamo accennato, presa a Chambéry nel gennaio del 2016 dai primati delle chiese ortodosse, di celebrare il grande e santo concilio panortodosso nel giugno del 2016 a Creta. Anche questo è un evento che non era così scontato, che non era così facile da prevedere. Molte erano le difficoltà, molte erano anche le contrarietà da parte di diverse chiese ortodosse, non ultima anche la chiesa di Mosca, e che, bisogna dire, è stato possibile anche grazie alla tenacia e alla duttilità evangelica del patriarca ecumenico Bartolomeos, che in questo si è mostrato veramente un instancabile promotore della sinfonia panortodossa, un uomo capace di unità e capace di fare unità tra i fratelli. E così anche nel caso di Cuba bisogna dire che Papa Francesco ha messo in pratica quella parola del Vangelo che dice: se uno ti costringe a fare con te un miglio, tu fanne due con lui. Non ha seguito la logica del adesso è troppo presto, aspettiamo, rimandiamo, si vedrà, ma ha detto al patriarca: tu dimmi dove vuoi, quando vuoi, io vengo. È stato il Papa ad andare verso il patriarca, e questo gesto ha fatto addirittura dire a un archimandrita Melchisedec della Russia centrale che il Papa è diventato ortodosso. Se guardate su YouTube, c'è questo video molto simpatico che nella predica l'archimandrita dice: ormai non c'è più problema, per comunità il Papa è diventato ortodosso. Viceversa, ci sono altri che erano molto critici verso Cirillo, tra il clero e anche l'episcopato ortodosso. Però bisogna dire che nella dichiarazione rilasciata dai due capi delle chiese, quello che emerge è la convinzione della risolutezza dell'azione. La capacità di agire sta nella logica del Vangelo. Cito il numero 6, dice: in un mondo che attende da noi non solo parole, ma gesti concreti, possa questo incontro essere un segno di speranza per tutti gli uomini di buona volontà. E se avete seguito anche alla televisione l'incontro, il Papa ha commentato brevemente il colloquio con il patriarca dicendo: abbiamo parlato come fratelli, abbiamo lo stesso battesimo, siamo vescovi, abbiamo parlato delle nostre chiese e siamo convinti che l'unità si fa camminando. Ora, questo si fa camminando non è solo un modo di dire, ma se voi andate a vedere la radice della parola greca synodos, vuol dire camminare insieme, fare la strada insieme. E il grande
punto di divisione e di contrasto tra cattolici e ortodossi è adesso proprio il ruolo e la relazione tra primato e sinodalità. Chi è il primo e come deve comportarsi con gli altri fratelli, come uno deve dirigere il cammino degli altri. E lo stesso Cirillo in un'intervista ha detto: abbiamo voluto dire sì, noi conosciamo il nostro passato che ci pesa, ma lo lasciamo là da parte. Il nostro obiettivo principale è guardare verso il futuro insieme. Questa capacità di guardare al futuro, che è il senso del dialogo dell'amore, della sua carica profetica, è anche il filo rosso che ha legato la relazione di fraternità, di amicizia, di affetto, di responsabilità tra Paolo VI e Atenagoras. La prima lettera di un vescovo di Roma scritta a un patriarca di Costantinopoli dopo 4 secoli, il 20 settembre del 1963, Paolo VI scrive ad Atenagoras, usa il passo paolino di Filippesi 3:13 come filo rosso per una purificazione della memoria. Scrive il Papa: affidando il passato alla misericordia di Dio, ascoltiamo il consiglio dell'Apostolo, dimenticando ciò che è stato. Sono tutto proteso verso colui che sta innanzi, per cercare di afferrarlo, come da lui sono stato afferrato. Noi siamo stati afferrati da lui mediante il dono del Vangelo della salvezza, il dono dello stesso battesimo, dello stesso sacerdozio, che celebra la stessa Eucaristia, l'unico sacrificio dell'unico Signore della Chiesa. Fine della citazione. Il patriarca Atenagoras, nella sua visione profetica, evangelica, ha preso proprio alla lettera queste espressioni. Sentite anche un eco nelle parole citate prima di Papa Francesco. E una volta che non c'erano più le scomuniche che impedivano la reciproca comunione, una volta che iniziava questa stagione di ritrovata carità fraterna tra le due chiese, arriva a proporre a Paolo VI una doppia celebrazione eucaristica, una in cui il Papa partecipa alla celebrazione eucaristica presieduta dal Patriarca e una in cui il Patriarca partecipa, il San Pietro, alla celebrazione presieduta dal Papa. Questo non per escludere o prevenire il dialogo teologico della verità. Secondo Atenagoras non erano ancora pronti i teologi, la teologia, per questo passo, ma per mostrare con un gesto profetico che le differenze di teologia, i contenziosi ancora da risolvere, non erano così forti da impedire la comunione eucaristica. Ci sono state stagioni, se voi studiate la storia della Chiesa nel primo millennio, alcuni esempi anche nel libro che abbiamo citato di Enrico Morini, in cui i contrasti e i litigi tra le Chiese erano molto molto più grandi di quelli che ci sono adesso tra cattolici e ortodossi. Però questo non impediva la comunione tra le Chiese. Era un po' seguire quel motto: i capi delle Chiese agiscono, questa azione urgente che era spinta dal Vangelo, la teologia poi spiega. Questa vicenda è stata resa nota solo verso gli anni 2000, fine del 98, perché la preoccupazione di Roma era quella di non causare uno scisma nell'ortodossia dopo un'eventuale concelebrazione. Ci fu una commissione mista che studiò la possibilità di questo gesto, quali sarebbero state le conseguenze. Un parere molto favorevole fu espresso da Willebrands, più cauto da altri teologi, e alla fine si decise di abbandonare questo progetto. Forse fu un'occasione perduta, forse è stato un momento in cui si è persa
quel kairos, quel tempo opportuno che lo Spirito offriva, che stava visitando le chiese, non lo sappiamo, però quello che questa vicenda insegna, che la vicenda anche del Concilio insegna, è che il tempo opportuno è sempre oggi, il tempo di Dio, il tempo della carità è sempre il presente di Dio, è l'oggi di Dio in cui si devono porre gesti concreti di conversione, di misericordia, di riconciliazione. Allora vediamo brevemente un bilancio del dialogo teologico. Che cos'è il dialogo teologico? Il passo verso l'unità sembrava vicino, ma non si è osato farlo. Avrebbe causato divisioni, scismi, lacerazioni. Molti monaci del Monte Athos non commemoravano più il patriarca Athenagoras solo perché aveva incontrato il Papa a Gerusalemme. Un po' come adesso alcuni vescovi russi non commemorano più il patriarca Cirillo perché ha incontrato Papa Francesco a Cuba. Quindi ci sono sacche di resistenza dovute a, forse anche ignoranza, rigidità, storie diverse. Le due chiese decidono però di iniziare un dialogo teologico insieme. Questa decisione viene ratificata dalla Conferenza Panortodossa di Rodi del 1964, alcune conferenze che riuniscono tutti i capi dell'ortodossia, che sono un po' i prodromi di quello che sarà prossimamente il grande concilio panortodosso, e il dialogo inizia ufficialmente il 30 novembre 1979, in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II al patriarca Dimitrios a Costantinopoli. Si decide che tutte le chiese ortodosse vi partecipino, che sia un dialogo su un piano di parità, non uno più importante degli altri, e il punto di partenza viene suggerito dai teologi ortodossi e i cattolici sono d'accordo, anche perché c'era una nuova comprensione del mistero della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, che è quello di partire dall'esame dei sacramenti, dell'Eucarestia, quello che è il sacramento dell'unità per eccellenza. E poi passare allo studio dell'unico sacramento, il sacramento di Cristo che si esprime e si realizza come sacramento della Chiesa. Il nostro problema è l'unità, il sacramento dell'unità e l'Eucarestia. Cominciamo a studiare qual è la potenzialità che questo sacramento ha. E infatti il primo documento è quello molto bello, tra l'altro, il mistero della Chiesa e dell'Eucarestia alla luce del mistero della Santissima Trinità. Il cosiddetto documento di Monaco di Baviera del 1982, dove è stato siglato dalla Commissione Teologica Mista Cattolica Ortodossa. L'idea è che c'è una relazione tra il mistero di Dio, che è uno in tre persone, quindi non è un Dio unico, padrone, onnipotente, astratto. È una comunione, il Dio cristiano è una coinonia, è la comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E allora questa coinonia trinitaria è un'immagine, o meglio la Chiesa deve essere un'immagine di questa coinonia, comunione trinitaria. È il mistero della Chiesa. La comunione delle tre persone è il paradigma della comunione di più chiese locali nella Chiesa una. Non presentiamo nei dettagli il documento, però vedete già che c'è una dimensione più teologica, più contemplativa, più liturgica, più misterica della realtà della Chiesa, che è una realtà viva suscitata dallo Spirito Santo. Non si comincia a parlare della struttura dei vescovi, di come suddividersi il gregge. I documenti successivi sviluppano questa idea fondamentale. Nel documento di Bari del 1987 si parla di fede, sacramenti e unità della Chiesa, e nel documento di Palamo si comincia a parlare del sacramento dell'ordine, cioè la cosa più importante è l'Eucarestia, poi come si arriva all'Eucarestia,
cosa deriva dall'Eucaristia. C'è un'assemblea che celebra, c'è però un ordine, in questa assemblea c'è una persona che presiede, c'è un primo che presiede l'assemblea, c'è tutti, qualcuno, il sacerdote che presiede, l'uno che guida l'assemblea. Qual è il significato di questo per l'unità, l'apostolicità, la santificazione del popolo di Dio? Sono le riflessioni dei documenti di Valamo. Il passo successivo doveva essere un documento sull'autorità e la conciliarità, cioè quello che abbiamo accennato all'inizio, come le tante chiese, ogni chiesa celebra la sua Eucaristia, sono tra di loro in comunione. Qual è l'unità visibile della comunione tra queste chiese? La chiesa che, nella Chiesa Cattolica abbiamo le chiese locali, ritrovate dopo il Concilio Vaticano II, la chiesa che è in Milano è in comunione con la chiesa che è in Bologna, che è in Parma. Come possiamo dire che la chiesa che è a Roma è in comunione con la chiesa che è a Costantinopoli, con la chiesa che è a Mosca? Questo è il problema dell'unità dei cristiani, perché adesso non sono in comunione. Questo documento era pronto, una bozza redatta tra l'88 e il 90, ma non è mai stato discusso, perché nel frattempo che cosa è successo? L'abbiamo accennato prima, è crollata l'Unione Sovietica. Sembra che tutto sia più semplice, invece tutto diventa più complicato. Perché quella che erano le ferite della memoria, che se erano sempre presenti anche nella discussione delle precondizioni del dialogo teologico, ridiventano una realtà dolorosa e molto presente nelle parti della ex Unione Sovietica, dell'ex blocco orientale, dove le chiese orientali greco-cattoliche, cioè le chiese che erano in comunione con Roma e che si erano perciò staccate dalla Chiesa ortodossa in processi storici molto diversi, però sono presenti in Ucraina, sono più di 4 milioni di fedeli che hanno un rito orientale, ma sono uniti con Roma, in comunione con il Papa. Sono presenti in Romania, più piccola in Bulgaria. Il fenomeno che viene detto cosiddetto dell'uniatismo, che le chiese ortodosse vivono come una ferita alla loro comunione, perché queste chiese facevano parte della comunione ortodossa e a un certo punto, quando hanno aderito all'unione con Roma, questo ha creato una divisione con l'ortodossia. Il percorso storico è segnato anche da martiri, storie di repressioni, soppressioni. Le chiese ortodosse sono diventate unite, poi quando per esempio nell'Ottocento l'impero russo ha smembrato una parte della Polonia, queste chiese sono state d'autorità fatte ridiventare ortodosse, mentre i fedeli si ritenevano sempre greco-cattolici, cioè in comunione con il Papa. La stessa cosa era avvenuta nel 1945 con il Concilio di Leopoli, concilio manipolato dai servizi segreti di Stalin, che aveva fatto sì che la Chiesa greco-cattolica dall'oggi al domani non esistesse più. In realtà i suoi vescovi erano imprigionati, e questo, quando la dissoluzione del comunismo ha permesso a questa Chiesa di ritrovare la libertà, di rinascere, le chiese nel frattempo erano state assegnate a parrocchie ortodosse, e quindi la Chiesa greco-cattolica ha cercato di riprendersi le sue chiese, o comunità ortodosse sono ridiventate greco-cattoliche. Ma questo ha generato dei conflitti, non c'è stata certo un'accoglienza a braccia aperte, ma una conflittualità molto, molto intensa. E la parte ortodossa ha detto: no, così non si può andare avanti, dobbiamo affrontare il problema dell'uniatismo. Prima di andare avanti sul dialogo, Roma ci deve dire che cosa vuole fare, perché se noi con la Chiesa di Roma vogliamo essere leali, la Chiesa di Roma
deve rassicurarci su questo punto, che non vuole prendere una parte dell'ortodossia e farla diventare cattolica e in questo modo dividere ulteriormente le chiese ortodosse. Adesso lo sto un po' banalizzando, ma il documento che è poi nato da questa discussione è quello segnato a Balamand in Libano: l'uniatismo, metodo d'unione del passato e la ricerca attuale della piena comunione, un documento del 1993. Sostanzialmente il passo avanti è questo: le due chiese riconoscono che questo metodo di fare l'unità, Roma dice alla chiesa che è a Leopoli, che sono ortodossi, voi diventate cattolici, tenete il vostro rito orientale, siete in unione con Roma. Però questa chiesa, che era in comunione con le altre chiese ortodosse, a quel punto lì non è più in comunione con le altre chiese ortodosse. E quindi l'unione da una parte crea la divisione dall'altra. Questo metodo è un metodo del passato. Era ancora legato all'idea dell'unità dei cristiani come ritorno all'unica chiesa, che è la chiesa romana, un po' vista nella visione gerarchica dell'arminiana o tridentina. Al tempo stesso però queste chiese esistono, sono chiese che hanno milioni di fedeli e quindi hanno diritto all'esistenza e a curare i loro fedeli, anche perché loro hanno un rito, hanno una tradizione che è molto simile a quella ortodossa, ma si sentono parte della comunione cattolica. Quindi è sbagliato sia dire voi diventate tutti latini, sia dire voi ritornate a essere ortodossi. È un modo di essere violenti verso queste chiese che hanno anche una testimonianza di sangue, di martiri, di fedeltà alla Chiesa di Roma per motivi di fede e non solo di politica. Questo problema ha tenuto il dialogo cattolico-ortodosso in scacco per più di 10 anni. Si è arrivati a Baltimora con un completo fallimento della sessione di dialogo nel 2000 e solo nel 2005 riprendono i contatti. Ci sono poi altri problemi tra cattolici e ortodossi in Russia, nella pastorale di altri paesi, ma non li esaminiamo ora. E si arriva, dopo alcune sessioni preparatorie a Belgrado, al documento di Ravenna nel 2007. La Commissione Teologica Mista Ortodossa Cattolica pubblica un documento sottoscritto dai membri della Commissione. Il titolo è un po' tecnico: Le conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa, comunione ecclesiale, conciliarità e autorità, dove vedete che il punto di partenza è sempre la natura sacramentale della Chiesa. È quello che era stato sospeso nel 1990, infatti la bozza era quella. Che cosa vuol dire che la Chiesa è fatta dall'Eucaristia, cioè che ha una natura sacramentale? Quali sono le conseguenze dal punto di vista della struttura della Chiesa, della gerarchia, della strutture di comunione, cioè i due temi della conciliarità o sinodalità e autorità o primato. E il documento dice una cosa molto importante, basandosi su un canone antico, il canone 34 degli Apostoli, che non c'è sinodalità senza primato. Per far funzionare un'assemblea ci vuole uno che la presiede, ci vuole uno che coordina, ci vuole uno che è al servizio della comunione. D'altra parte non c'è un esercizio del primato staccato dalla sinodalità, un po' quello che aveva sognato il Vaticano I, dare tutta l'importanza al Papa per difendere la fede, in quel momento minacciata dal gallicanesimo, dal modernismo, eccetera, una sorta di Papa, super baluardo. Ma questo primato, se non ha una sinodalità, non può esercitarsi. Infatti il Vaticano II, qual è lo sforzo di far capire come accanto al primato del Papa c'è una sinodalità di vescovi che lavora accanto a lui.
L'impianto teologico di Ravenna ha suscitato molti entusiasmi, molte riserve e molte controversie. La Chiesa ortodossa russa non era presente a quella sessione di dialogo perché c'era una controversia procedurale con Costantinopoli, e il seguito del dialogo nelle sessioni successive ha fatto sì che questo documento venga accantonato. Adesso non è più all'ordine del giorno, si cercano altre vie, però è comunque un documento importante perché ha mostrato che all'osso dei problemi, quello che sta davanti alle due chiese è proprio questo coordinamento tra il primo e gli altri, quello che nel Vangelo dice chi è il primo tra di noi. E questo è un problema che non è solo della Chiesa, solo del rapporto tra ortodossi e cattolici, e che non è solo un problema della Chiesa cattolica, ma è anche un problema della Chiesa ortodossa e viceversa. Perché dico questo? E questo ci avvicina alle conclusioni del nostro discorso. Perché nella Chiesa ortodossa abbiamo visto quanto è stato difficile riunire questo concilio panortodosso. Hanno iniziato a parlarne nell'enciclica del patriarca Gioacchino nel 1912, c'è stato un primo incontro a Costantinopoli nel 1923, la lista dei temi è stata stilata a Vatopedi al Monte Athos nel 1930, poi c'è stata la guerra, poi c'è stato i problemi del comunismo, della guerra fredda, poi c'è stato l'evento del concilio, l'inizio del dialogo con l'amore. Athenagoras voleva un concilio panortodosso, ci sono state tre conferenze panortodosse a Rodi, una quarta a Chambéry nel 1968, hanno deciso di iniziare la preparazione del concilio, e ci sono state quattro conferenze preconciliari tra gli anni 80 e 90, ma solo ora si è arrivati a questa decisione. Proprio perché nell'ortodossia non c'è un ruolo di un primo che venga riconosciuto. Il ruolo di Costantinopoli è un ruolo molto, molto contestato, e poi comunque il patriarca di Costantinopoli non può dire a un altro patriarca vieni o fai. Non è come il vescovo di Roma che può rimuovere un vescovo di un'altra sede. Ma al tempo stesso è un problema anche della Chiesa di Roma, che ha messo in luce proprio il Concilio Vaticano II, cioè che ci deve essere una relazione tra il capo del collegio episcopale e il collegio episcopale stesso. Qual è questo bilancio? E la chiave sta proprio in quei paragrafi della Lumen Gentium in cui si dice che la Chiesa consiste nelle chiese locali e dalle chiese locali. Quindi c'è una realtà di chiesa locale che è presente proprio nell'Eucarestia, che costituisce la Chiesa universale. Due brevi citazioni e arriviamo alle nostre conclusioni. La prima è del metropolita Emanuele di Francia, metropolita del patriarcato ecumenico. È stato invitato a Mosca dal metropolita Ilarione. Voi sapete che il metropolita Ilarione è il responsabile delle relazioni esterne del patriarcato di Mosca, un po' il segretario di Stato, ma è anche il responsabile dei rapporti con le altre chiese cristiane. E ha invitato il metropolita Emanuele proprio per dibattere questo problema del concilio panortodosso insieme ad altri vescovi e studiosi in Russia. E il metropolita Emanuele nella sua relazione diceva che, cito, la sfida, questa è avvenuta molto recentemente, l'11 marzo scorso, la sfida dell'ortodossia del XXI secolo, dice Emmanuel di Francia, è di incarnare il principio della sinodalità, sabor nost conciliarità, di cui siamo fieri, non solo a livello locale,
ma anche a livello mondiale. I temi affrontati dal grande concilio panortodosso presuppongono la dialettica tra sinodalità e primazialità, che sono le colonne della cattolicità della Chiesa. Questo permetterà di valutare la dimensione eucaristica della primazialità e non solo la natura ontologica della primazialità e non solo geografica. Dove c'è il Vescovo, là c'è la Chiesa. Dove c'è Gesù Cristo, là ci sarà la Chiesa, cita Ignazio di Antiochia. Questa interrelazione tra il ministero di un primo e la sinodalità sarà una delle questioni cruciali che permetterà anche di approfondire la nostra comprensione di Chiesa a livello panortodosso e permetterà alle stesse Chiese ortodosse di comprendere meglio le loro relazioni con tutte le altre confessioni cristiane. Ho riassunto un po' alcuni passaggi della relazione del metropolita Emanuele, ma si vede che anche negli ortodossi c'è questa consapevolezza. Da questo dipende il dialogo con gli altri cristiani, da questo dipende il futuro anche della Chiesa ortodossa. Lo stesso vale per la Chiesa cattolica. Ho citato prima il passaggio della Lumen Gentium in cui diceva appunto che la Chiesa consiste nelle chiese locali, e questo è un antidoto a un'accentuazione troppo forte della Chiesa universale, della Chiesa madre, in cui per esempio in molti documenti si ha un po' l'idea che ci sia questa entità che precede le singole chiese locali da cui tutte derivano, e in cui il ruolo dei vescovi come capi delle chiese locali è molto, molto sminuito, e quindi la sinodalità è molto ridotta. Per esempio nella Chiesa cattolica c'è il problema di qual è l'autorità dottrinale delle conferenze episcopali, di quale autonomia hanno le conferenze episcopali, perché la traduzione della Bibbia per l'America Latina deve essere approvata da teologi romani che magari non sanno l'inglese o lo spagnolo. Sto banalizzando alcuni esempi. E lo stesso Josef Ratzinger, futuro Papa Benedetto XVI, in un suo libro molto importante del 1982 come teologo, diceva che dobbiamo stare attenti, perché il primato come servizio di comunione non deve essere identificato con la centralizzazione di tutte le funzioni a Roma, quello che spaventa gli ortodossi, li scandalizza, scriveva Ratzinger. L'attuale centralizzazione della Chiesa cattolica non discende dal ministero di Pietro, ma dall'amalgama tra questo ministero e il compito patriarcale riservato al Vescovo di Roma. Il diritto canonico unitario, la liturgia unitaria, l'attribuzione da parte del centro romano delle sedi episcopali, tutte queste cose non fanno parte necessariamente del primato in quanto tale. Fine della citazione. Cioè, cosa vuol dire? Quello che noi siamo abituati nella Chiesa cattolica di una centralizzazione delle nomine del vescovo, di una stessa liturgia latina, eccetera, fanno parte di una tradizione in cui il Papa agisce come patriarca, se vogliamo, di Roma, della Chiesa latina. Ma la funzione su cui si sta riflettendo nel dialogo tra teologi ortodossi e cattolici, di qual è il ruolo di Pietro, del primo che è al servizio della comunione, non è che deve far fare tutte queste cose anche agli altri, ma avrà altri ruoli, per esempio quello di essere un'istanza a cui possono ricorrere le chiese in caso di controversia, o avere una voce che parla per tutta la chiesa,
quando ci sono dei problemi con l'accordo degli altri patriarchi, oppure essere quello che convoca un concilio ecumenico quando ci sarà. Sto parlando tutte di cose che adesso sono al futuro, che non sono ancora realtà, ma che possono entrare a far parte di un ministero di Pietro in una chiesa riconciliata. Ma proprio camminando verso questo fine, noi possiamo preparare il terreno, come diceva Yves Congar. Il lavoro ecumenico si fa soprattutto a casa propria. E la strada che ha invocato Papa Francesco, almeno nelle intenzioni, nei gesti, e che ha annunciato in che forme che speriamo avvengano per la Chiesa Cattolica, è proprio questa di dare questa forma sinodale nella tradizione cattolica che è presente nei documenti del Vaticano II e che ritroviamo anche nella storia del primo secolo. Nel discorso per la commemorazione dei 50 anni dell'Istituto del Sinodo dei Vescovi, il 17 ottobre 2015, citando proprio l'Utunum Sint, questo importantissimo documento di Giovanni Paolo II del 95, in cui diceva: vediamo insieme con le altre chiese qual è il ministero di Pietro, quale deve essere questo ministero di comunione tra tutte le chiese. Papa Francesco ha confermato di voler trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apre a una situazione nuova, ecco, primato in una chiesa riconciliata. E dove sta questa dimensione? Nella sua dimensione sinodale. A questo punto il Papa parla per la Chiesa Cattolica, però sentite gli accenti che usa. Cito dal discorso di Papa Francesco: il fatto che il sinodo agisca sempre cum Petro et sub Petro, dunque non solo cum Petro, ma anche sub Petro, non solo con Pietro, i vescovi con il Papa, ma anche sotto il Papa, sotto la guida, non è una limitazione della libertà, ma una garanzia dell'unità. Se capiamo, come dice San Giovanni Crisostomo, Chiesa e Sinodo sono sinonimi, capiamo pure che al suo interno nessuno può essere elevato al di sopra degli altri. Al contrario, nella Chiesa è necessario che qualcuno si abbassi per mettersi al servizio dei fratelli lungo il cammino. Con un'immagine icastica che lo contraddistingue, Papa Francesco parlava di una piramide rovesciata in cui il primo sta sotto tutti gli altri, e che è anche un'immagine evangelica, la lavanda dei piedi. Ecco, forse siamo di fronte a un nuovo kairos ecumenico, come lo definiva Jean-Marie Tillard, uno dei grandi ecumenisti cattolici che abbiamo avuto. Scriveva in un convegno dedicato proprio allo studio di Utunum Sint tra teologi di tutte le confessioni: il primato romano, cito Jean-Marie Tillard, è chiamato nei fatti a diventare per tutti e in primo luogo per i cattolici stessi ciò che Lumen Gentium considerava la sua missione: il servitore della coinonia nella verità e nell'agape sotto l'autorità di Gesù Cristo e della sua parola. Forse è questa la grazia di questo kairos ecumenico. Ecco, penso che anche noi dobbiamo impegnare la preghiera, le nostre speranze, i nostri desideri, perché questi momenti in cui viviamo un grande disorientamento, anche una grande conflittualità, anche una grande confusione tra politica e religione, le chiese ritrovino questo soffio dello spirito, questo kairos che ci permette di vedere il passato non come un ripiegamento, ma con gli occhi della misericordia di Dio, cioè un passato che in realtà apre al futuro,
e il futuro è quello della coinonia, della comunione e del ritrovamento di tutti insieme come fratelli nell'abbraccio del Padre.